questione biennali e campagna vaccinale per i marittimi. Sono i motivi alla base dell'ennesima iniziativa di protesta organizzata dall'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco. Ne parla dalla sede il presidente Vincenzo Accardo. Noi abbiamo la problematica riguardante le biennali. Perché le biennali? Perché tutti quanti dicono che adesso scadono a ottobre. Ho preso una decisione in questo momento proprio per... Adesso vado alla polizia a fare il permesso riguardando le biennali. Per il giorno 28 una manifestazione a Napoli, a via San Nicola alla Dogana, al SAS di Napoli, dalla Cassa Prima. Ognuno interpreta a modo suo il decreto legge, dove che sta la biennale a fine ottobre la proroga. Ma tutto questo non è chiaro niente, io ritorno a ripetere di nuovo, ci sono capitelli di porto ognuno a sé. Se noi chiamiamo Palermo, chiamiamo Messina, chiamiamo altri capitelli di porto, ci diranno qualcuno che vogliono abbandonare e qualcun altro non vogliono la biennale. Allora si devono mettere a posto con la loro coscienza e con la testa riguardando questa biennale, perché torno a ripetere, ci sono molti giovani ragazzi che sono del turno generale, che hanno la biennale scaduta anche dal 2020 e stanno aspettando come devono fare. Poi abbiamo l'odissea dei vaccini, qua hanno vaccinato tutto il mondo, hanno vaccinato Capri, Ischia, Procida, ancora oggi il marittimo non si può vaccinare, perché i marittimi non sapevano com'era la situazione del vaccino riguardando, diciamo, alla tessera Team. Questa è una cosa del Ministero della Salute che si va a richiedere il codice fiscale per avere, diciamo, il numero provvisorio per fare sì che si apra sulla piattaforma e fare il vaccino. Noi abbiamo fatto una marea di documenti per avere il codice numero provvisorio. Ecco qua, questo è uno, vedete, questo è uno che sono fatti ma nessuno ha fatto niente. Questi sono tutti, diciamo, in questo momento abbiamo altri 300, sono tutte le richieste che noi già abbiamo fatto alla SAS di Napoli per avere questo codice numero provvisorio e per rientrare sulla piattaforma, ma ancora oggi niente, ancora oggi ragazzi, niente. Si faccia chiarezza su entrambe le problematiche, denuncia Accardo, i marittimi sono allo sbando. Per tali ragioni ci ritroveremo venerdì 28 maggio a Napoli, nei pressi della sede della Cassa Marittima, per avere spiegazioni in merito. C'è un'interpretazione arbitraria del decreto legge, sempre a discapito dei lavoratori. Sul fronte vaccini, invece, in mancanza del codice provvisorio per effettuare la prenotazione, non possiamo andare avanti con la procedura, nonostante le numerose richieste fatte. Quindi, ad oggi, i marittimi sono ancora impossibilitati a vaccinarsi. Marittimo è fantastico, non esiste troppo a niente, perché io sono andato dal responsabile all'Atra dei Bottazzi, il dottor Iori, andate a vedere nel computer, ci ha messo solo con il codice fiscale, senza mettere i numeri di ITRE del codice fiscale, pure non riusciamo, esce sempre con la famosa scrittura gialla sopra, con dicendo dire devi vedere l'agenzia dell'entrata, non puoi fare niente. Arrivato un codice fiscale nuovo dell'agenzia dell'entrata europea, quella del TEAM, della Cassa Marittima, ma ancora oggi abbiamo messo nel computer e risulta sempre la stessa cosa. Io voglio capire, ma può essere mai che hanno vaccinato tutto il mondo un'altra cosa, solo in Italia abbiamo questa problematica così grave?